tutte ragazze, scusatemi la mise, ma vengo da un allenamento, diciamo, in palestra di Tai Chi Chuan. Ho preso ispirazione stamattina, mi è incuriosito una rubrica che vi metterò sotto impressione o sovraimpressione. Comunque ve la metterò nel box informazioni. E condivido con voi che ho trovato molto utile e da qui ho deciso di fare il mio video SOS casalinga. Li finisco, lo riciclo. Bene, cioè i prodotti appunto da finire prima di comprarne altri per non accumulare, mi propongo mensilmente di proporveli per fare spazio ad altri prodotti che ho già, perché io, diciamo, amo i trucchi, ma nello stesso tempo mi sono accorta anch'io che ne ho parecchi, quindi comunque voglio finirli. Quindi partiamo, che ci sono tanti prodottini, quindi il video sarà bello lungo. Partiamo da questa palette di Puro Bio. La sto finendo, ovvero sto scarnificando tra virgolette le cialdine. Queste cialdine, la palette di per sé i colori non sono male, ma la texture, soprattutto di questi metallici, non so come definirla perché non sono un'esperta di trucco, perché per esempio ho scoperto che quelli metallici della Urban Decay sono di pastosità borrosa, questi mi sembra che si sfaldino e lasciano prodotto, polvere, come posso definirlo? Comunque non mi hanno convinto i prodotti della Puro Bio mai. Da quando ne ho comprati due, non mi hanno convinto nessuno dei due, però lo sto finendo, come vedete, e per fare spazio alle palette di Dior da beauty case da viaggio, ovvero quelle piccole in cui ci stanno 5 o 4 colori da poter utilizzare come jolly, e quindi farò posto a quelle. Questa comunque è comodissima proprio perché è piccola. Sto finendo e finirò quest'estate con mia somma gioia questo dress Me Perfect della Deborah. Quest'estate perché? Perché penso che comunque come colori sono già scuri di partenza. Ero convinta che il 2 hanno un SPF 30, ma non sono coprenti, non devi fare più passate. Comunque la colorazione non era adatta a me perché mi lasciava un arancio, che invece è adatto quando sono imbronzata perché sono ombrata. E quindi utilizzerò questo quest'estate, lo finisco per fare spazio alle BB cream che per leggerezza, diciamo, sono per me il prodotto migliore da utilizzare in estate. Leggero, non lo senti e nello stesso tempo hanno una discreta coprenza. Sto finendo e lo dico proprio quasi è finita perché l'ho riutilizzata anche da viaggio, riciclandola in una boccettina da crema proprio da portarmi nel beauty kit da viaggio, questa norma del Medivici, ovvero è una delle migliori per idratazione che abbia mai provato, veramente non c'è da discutere su questo. L'unica cosa, tra virgolette, che per il mio problema di cuperosa non è abbastanza coprente, e quindi non avendo primer, non essendo appunto un primer, non essendo un fondotinta, è molto leggera, quindi va bene quando tu vuoi mantenere appunto l'effetto dell'abbronzatura e tenere questo color pesca e nello stesso tempo avere la pelle leggermente tonalizzata e idratata, e ha un SPF 20. La norma del Medivici costa 14 euro con lo sconto. L'ho trovata buona, l'ho finita, non so se la ricomprerei perché preferisco qualcosa di più coprente. Però insomma mi ci sono trovata bene al punto da utilizzarla tanto. Sto finendo, ho finito e devo dirlo, ho praticamente finito questa BB cream compatta della MAC, la Prep più Prime della MAC. Questa BB cream compatta, vedete, è già praticamente finita.
e ne sono contenta. Mi sono trovata benissimo. Ha un colore leggermente dorato, perfetto per me, è coprente perché ha il primer nella cosa giusta. Lo comprerei però nel tubetto perché c'è molto più di prodotto. Questa per il prezzo che ha, magari paghi di più per è più prodotto e quindi te la godi di più, te la godi anche 3 mesi e questo comunque non c'entra niente con la qualità perché è veramente ottima. Poi sto finendo e lascio spazio, lascerò spazio a proposito, lascerò spazio della BB Cream con quella già comprata della Estée Lauder. Poi il correttore, lo sto finendo, questo correttore in mousse. Coprente al punto giusto, di un colore leggermente, proprio leggermente sabbia albicoccato, che è perfetto come coprenza, come consistenza, come sfumabilità. Io mi sono trovata veramente bene, però finirò i due concealer, sia quello della Chanel che anzi, prima finirò quello della Wycon e poi finirò quello della Chanel. Li sto utilizzando tutti, però questo è quello che in questo momento sto finendo e lascio il posto a quelli per finirli. Inoltre sto utilizzando da viaggio questi due mascara che proprio mi propongo di finire per lasciare spazio agli altri mascara che ho e finirli. Questi sono quelli che proprio metto in borsetta quando ho fretta, quando ho una borsetta piccola per ritoccare. Sono veramente ottimi e sono le Volume di Chanel e le False Lashes Mini Size della MAC. Quindi abbiamo finito con i prodotti cosmetici e andiamo all'oreciclo. Per l'oreciclo abbiamo un solo prodotto accessorio perché appunto mi sono accorta che per la mia passione le borse ne avevo troppe, non ne sto comprando ultimamente altre, però diciamo avevo una cosa che non utilizzavo e dico o la ridò indietro oppure la ritrasformo e la riciclo e da qui è partita questa tracolla. Questa tracolla cos'era all'inizio? Questa tracolla era un beauty case della Louis Vuitton che mettevo nelle borse grandi come tasca e che probabilmente non avrei utilizzato mai perché comunque restava lì nell'armadio, non lo utilizzavo perché era troppo grande per entrare in una borsa e troppo tra virgolette piccolo per essere una borsa in sé. E invece che cosa ho fatto? Con questa tracolla l'ho trasformato proprio in una tracollina che metterò questo pomeriggio quando dopo la doccia e quando mi cambio per prendere un caffè con gli amici. Con questa rubrica abbiamo finito. Se vi è piaciuta mettete pollici in su, iscrivetevi al mio canale SOS Casalinga da facile e veloce opinione. Un bacio e alla prossima!